Salve a tutti amici di Vespe Motori. In questo video vedremo come disassemblare completamente il manubrio pronto per la sabbiatura. Iniziamo con rimuovere il devio luci. In un video precedente abbiamo visto come scollegarlo, ora possiamo rimuoverlo. Mi raccomando, annotatevi tutti i passaggi. Esce dal manubrio, passa dietro al tubo e arriva il devio luci. Quindi possiamo togliere. Facciamo passare tutta la guaina. Togliamo questo fermaguaine, togliendo queste due viti, abbiamo una piastrina e togliamo il fermaguaine. Questi, volendo, sono tutti piccoli particolari, o pulire bene o portiamo in zincatura. Guardiamo il passaggio delle guaine. Queste sono quelle del cambio, quindi passano qui a sinistra nel manubrio. Le sfigliamo. Rimuoviamo l'alloggiamento del fanale. Qui in teoria dovrebbe essere non verniciato. Quindi ci servirà una pinza con i becchi lunghi e andiamo a rimuovere queste due molle. La afferriamo, sganciamo in questo modo, anche da questa parte. E anche questo porteremo in zincatura, molle comprese. Naturalmente ricordatevi le posizioni delle molle, in questo modo non montatele così, ma in questo modo. Passiamo al gruppo semipulegge. Questo è l'acceleratore, dobbiamo togliere questa molletta, la facciamo scattare in questo modo ed è sufficiente tirarla. Ora, molto importante anche qui, annotatevi le posizioni. Questa, dove va agganciato il cavo dell'acceleratore. Poi abbiamo questa rondella bombata, questo spessore in plastica, in questo modo, e per finire un'altra rondella qui. Praticamente il tutto verrebbe in questo modo, questa, questa, questa e per finire questa, così, 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 e la molletta infilata in questo modo. Stessa cosa per quelli del cambio. Continuiamo a sfilare e attenzione a questo rosamento che è molto importante. Togliamo il tubo dell'acceleratore. Se avessimo difficoltà, naturalmente prima di estrarre dobbiamo cercare di lubrificare un po', pulire il più possibile e andiamo a togliere. Cosa importante, all'interno di questo elemento abbiamo questo fermo che va posizionato qui all'interno, dove poi andrà a alloggiare la guaina. Quindi, giusto per capirci, quando andremo a montare il tutto, questo fermo lo dovremo posizionare qui, esattamente in questa posizione, così, in modo tale che quando andremo a posizionare la guaina andrà a alloggiare in questo modo, così. Il problema qual è? Che difficilmente riusciremo a far stare questo fermo in quella posizione. Quindi un consiglio che posso darvi è metterlo sulla guaina, al limite con un pezzettino di nastro, un po' di attack, poi andremo a fare questo movimento, in questo modo. Facciamo passare la guaina col fermo già incorporato, in questo modo. Bene amici, anche per questo video è tutto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo in un prossimo video.